Salve a tutti, siamo a Palazzo Aliperta e qui con noi c'è Andres Gil. Andres, dici un po', com'è stata l'accoglienza ad Ariano? È stata inaspettata, molto nel buon senso. Ho trovato tanti bambini che niente, mi volevano salutare, e anche tanto cibo buono e niente, sono contento di essere qua. Io ho fatto la parte dei lungometraggi e sinceramente non sapevo il livello che mi, diciamo, non sapevo quanto era il livello del festival. E una volta che ho iniziato a vedere come era organizzato, ho detto vabbè, questo sembra che ci saranno un buon materiale da vedere. E mi sono trovato con un livello veramente di regia, di fotografia, di recitazione che non, ha superato quello che veramente. È stato molto interessante, anche tanti registi giovani con, diciamo, la prima opera che facevano, e che mi sono veramente, diciamo, sorpreso di questa cosa. E anche i documentari che ho visto da non so, di temi veramente interessanti come Gli ebrei a Roma, che è un documentario era molto bello, e dove mi sono sorpreso positivamente con questi film. E ascolta, tu attore giovanissimo, però già con un background alle spalle molto interessante, progetti futuri? E allora, sto facendo Don Matteo 9, che stiamo girando fino a dicembre, e anche ho fatto un film poco tempo fa che si chiama Dimmi di sì, che uscirà sicuramente a dicembre, anche gennaio, non lo so ancora. E poi ci sono delle cose che ancora non sono concrete, quindi non preferisco dirlo quando sono pronte. Ti piacerebbe diciamo passare al lato oscuro della forza, nel senso buono del termine, ovvero passare dall'altro lato della macchina da presa e quindi intraprendere anche tu un viaggio costruttivo, però attraverso il digitale? Sicuramente, a me la regia è una cosa che mi ha sempre interessato tantissimo da piccolo, da bambino. Non capivo mai come se era possibile fare un film così bello con un mondo interno di fare vedere, quindi sempre ho apprezzato questa cosa dei registi. E quindi sinceramente sto ancora imparando, prima davanti alla camera, e sempre quando sono sul set e non devo girare io mi metto dietro il regista per capire come funziona la cosa, come i tempi, come lui gira, anche per capire le cose tecniche che sono tantissime. E questo spero in un futuro di venire anch'io in un festival come regista a presentare un mio lungo, corto, quello che sia. E noi ti aspettiamo, diciamo, anche in questa nuova veste. E vuoi fare un saluto agli amici di Hive TV che ci stanno seguendo su YouTube? Come no? Saluto para tutti gli... l'ho fatto in spagnolo, scusate. Un saluto per tutti gli amici di FTV di parte di Andres Gil. Ciao.